E continuiamo il nostro spazio dedicato all'informazione adesso con un collegamento speciale. Ci colleghiamo con l'Ucraina, con un nostro connazionale, Marco Botter, che dovremo vedere tra qualche istante. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, noi stiamo andando in onda alle 8 di sera, questa intervista la stiamo registrando nel pomeriggio e per quello chiaramente vedete la luce. Allora, Marco Botter è un cittadino italiano, veneto, che ha scelto di andare a vivere in Ucraina. Un bel po' di anni fa ha impiantato, come diciamo noi, un'azienda e ovviamente ha una famiglia. Grazie intanto per esserti collegato con noi. Sono momenti difficilissimi, tutti gli occhi del mondo sono puntati su di voi e noi vi siamo immensamente vicini. Come sta andando? È un momento difficile, come hai detto tu. Stiamo cercando di resistere, stiamo organizzando, stiamo preparandoci al peggio, però speriamo che tutto si risolva per il meglio. Io sono qua da 21 anni. E la scelta che ho fatto quattro giorni fa è di mandare la mia famiglia, i miei quattro figli e mia moglie in Repubblica Ceca a Praga, perché la situazione sta degenerando. Qui hanno bombardato un aeroporto a 70 km ed è stata un'esperienza drammatica. Io ricordo mia madre, che aveva fatto era piccola nella seconda guerra mondiale, mi raccontava delle sirene. E l'ho vissuta di persona, è stato veramente drammatico. Non so mandare queste sensazioni, è veramente qualcosa di drammatico. Ecco, tra l'altro noi ci siamo sentiti nella serata di ieri per accordarci sull'intervista di oggi e Marco mi stava raccontando che ad una certa ora di sera partono i pattugliamenti ai quali ha partecipato anche lui. Che cosa succede quando arriva il buio? Quando qui c'è la legge marziale adesso, non so se la traduzione esattamente è legge marziale. Comunque dalle 9 di sera non si può più circolare, ci bisogna spegnere tutte le luci di casa, nessuna luce deve essere accesa, e noi ci siamo organizzati con pattugliare il paese, abbiamo diviso in aree il paese e abbiamo iniziato a pattugliare tutte le vie, perché ci sono i primi furti, ci sono stati. E soprattutto ci sono delle persone che stanno mettendo dei segnali, stanno facendo con la vernice spray dei segni sulle case, sulle strade, hanno segnato la centrale elettrica e dicono che questa vernice si vede di notte dall'alto, identificano gli obiettivi. E noi abbiamo iniziato a pattugliare con le armi, perché ci sono persone armate, e questo dà i frutti. Oggi abbiamo qui a Bolecchio fermato due persone con passaporto ucraino, ma in realtà erano ceceni e avevano $500.000 in contanti dentro delle valigie. Ecco, sono situazioni davvero, davvero difficilissime. Ecco, Marco ha un'azienda, tra l'altro un'azienda importante in Ucraina, che in questo momento si trova anche aperta? Sì, io ho incontrato i dipendenti, ho 60 dipendenti qua, e ho chiesto loro cosa volevano fare. E abbiamo deciso di lavorare, nonostante non si possa spedire il materiale, i fornitori non possono ricevere perché i confini sono chiusi, ma abbiamo deciso di aiutare questa nazione col lavoro, dando quello che sappiamo fare meglio, dando la possibilità a loro di lavorare e di non pensare a quello che ogni sera accade, cioè la preoccupazione di un bombardamento, di un attacco. Ecco, tra l'altro Marco ci raccontava all'inizio di questo collegamento che ha messo al sicuro la moglie e i figli, però io so che ha fatto anche qualcosa di più, perché ha aiutato con dei mezzi anche. Io avevo anche un pulmino, io ho quattro figli e mia moglie, però sono partite 16 persone. Gli ho dato, messo a disposizione un pulmino che avevo, e sono passato attraverso la Romagna
l'Ungheria hanno passato il confine e oggi sono a Praga, tutti in salvo. Ecco, questo veramente è bellissimo, che insomma ci sia anche questa solidarietà, perché è importante venirsi incontro e aiutarsi. Marco, come si fa a spiegare la guerra ai bambini? Che cosa hai raccontato ai tuoi figli? Io gli ho spiegato la cruda verità. Gli ho detto che c'è un pazzo che ha deciso di fare del male alla gente e che loro non potevano stare qua con noi, con me, perché è troppo pericoloso. E hanno capito, hanno pianto e se ne sono andati. Ecco, abbiamo visto delle immagini davvero strazianti di papà che, come Marco, hanno dovuto abbandonare i loro figli per farli andare in luoghi più sicuri. Sono delle immagini che nessuno di noi dovrebbe vedere, ma in particolare che nessuno al mondo dovrebbe trovarsi a vivere. Tra l'altro i cittadini ucraini dai 18 ai 60 anni devono essere lì sul posto a disposizione in caso di necessità, perché devono essere arruolati, giusto? 18-60 anni non possono passare il confine, sono in gabbia. Io dico che sono in gabbia perché ogni giorno potrebbe arrivargli la telefonata di presentarsi al posto di polizia e salire sui pulmini e andare in guerra. Ecco Marco, tu sei italiano, questo, ma vivi lì, questo obbligo ti riguarda oppure no? No, no, io sono libero, io non ho obblighi di leva, obblighi di servizio militare. Io posso prendere la macchina domani, uscire e andarmene, però ho fatto la scelta di rimanere qui con le persone con cui collaboro, perché sono 21 anni che vivo qua e mi sento un po' ucraino. Certo, una scelta davvero coraggiosa comunque la tua, che insomma dimostra il radicamento forte che hai nei confronti del territorio. Senti, è vero che al confine ci sono delle code immense? Incredibile, ci sono oggi al confine con la Polonia, il confine principale, mi hanno detto che sono 50 km di coda e c'è gente che sta andando a piedi pur di uscire. Donne e bambini che vanno a piedi, e io lo trovo inconcepibile che la Polonia, l'Europa, non sblocchi questa situazione, perché io ho un amico che è stato 2 giorni in fila in macchina ed è tornato indietro perché gli mancavano ancora 10 km, non ce la faceva più. Vediamo immagini terribili di bombardamenti, oggi ci sono stati anche numerosi morti, ci sono donne, uomini che preparano anche le molotov, abbiamo visto tantissime di queste immagini fatte con il polistirolo, con le bottiglie di vetro, gente che imbraccia fucili senza peraltro averne conoscenza. Che cosa senti dire dalla gente sul posto? La gente vuole vincere questa guerra, hanno deciso di dare la vita, ma i risultati si vedono, perché Putin pensava in 3 giorni, 2 o 3 giorni di arrivare a Kiev e destituire il presidente. Fatto sta che non riescono a entrarci, i ragazzi si stanno dando da fare, stanno combattendo da eroi e l'Europa deve qualcosa a questi ragazzi. Il mondo intero deve qualcosa, perché sta dando una lezione a Putin notevole. Marco, io ti ringrazio per questo collegamento, tu hai una parte molto ampia anche all'interno di te del Veneto, ci sono parenti, familiari che ti stanno guardando da qui, cosa vuoi dire per rassicurarli? Che sto bene. È difficile. Non preoccupatevi, torno a casa quando posso.
Io ti ringrazio perché certamente non è facile parlare, non è facile raccontare questi momenti e trovare le parole giuste. L'abbraccio da parte di tutti noi, qui il territorio si sta mobilitando, tutti sono vicini all'Ucraina e tutti sono uniti per dire no alla guerra. Un abbraccio, Marco. Grazie, siete molto gentili. Ecco, noi proseguiamo con delle altre notizie, vediamo questo servizio di cronaca dal Veneto.